Il FAI guarda con attenzione al centro storico, c'è da visitare, giorno 15 anche l'ipogeo del Vescovado. Sì, grande l'attenzione nei confronti del centro storico, credo che sia il quarto anno che organizziamo la FAI Marathon, prima oggi si chiama giornata FAI d'autunno, qui al centro storico, perché siamo presenti al mare con la Scala dei Turchi, alla Valle dei Templi con la Colimbetra e vogliamo dare grande attenzione al centro storico. Sarà un itinerario nuovo e interessante, appunto, noi visiteremo l'ipogeo del Vescovado, come diceva lei, ma visiteremo anche questa splendida struttura, il Collegio Agostino e Tommaso, quello che normalmente chiamiamo seminario, dove facciamo appunto l'incontro con la stampa, ma poi anche la biblioteca lucchesiana, luogo certamente visitato ma che normalmente la domenica non è fruibile, e poi ancora Fasto e Liturgia, la sala del Museo Diocesano. Ci sarà aperta anche la Colimbetra. In ogni caso l'idea è quella di avvicinarci a un percorso legato a Lucchesi Palli. Lucchesi Palli, voi lo ricordate, nel 1750, attorno alla fine quindi del Settecento, colto e illuminato, e si occupò di dare anche la biblioteca per tutti fondamentalmente. Ci ricorda i principi del FAI, per sempre, per tutti, quindi aprire la cultura a tutti in maniera tale che ci possa essere una crescita attraverso anche la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Ecco, il FAI è sempre presente, diciamo, in questa città spesso dimenticata. Sì, devo dire che anche il FAI a livello nazionale è molto presente, ha fatto diversi investimenti, come sapete, appunto alla Colimbetra, alla Scala dei Turchi, all'ipogeo che riguarda anche quell'area che ci porta a Porta Quinta, e altri investimenti vuole continuare a fare. Sicuramente nel cuore del FAI c'è Agrigento, e qui abbiamo svolto il primo congresso regionale nella storia del FAI. Abbiamo accolto l'iniziativa delle giornate FAI di primavera, abbiamo dato la disponibilità come diocesi di far fruire alcuni monumenti sul colle insieme ai ragazzi di Ecclesia Viva. Saranno aperti la biblioteca lucchesiana, che già conosciamo, ma è necessario approfondire sempre questo rapporto con il territorio, il museo diocesano con l'elemento di risalto che è l'Andrea Lucchesi Palli, il vescovo molto in auge nel nostro territorio dal 1700, il collegio Agostino e Tommaso, che è la sede della nuova curia, che è un piccolo scrigno con alcuni elementi da scoprire, e l'ipogeo sotto il Vescovado, che permetterà di comprendere qual è la dimensione del dissesto idrogeologico, ma anche di visitare un ipogeo significativo con questa immersione sottoterra. Sarà l'occasione per ritornare ancora una volta nel centro storico e fruire di quello che è il tesoro di Agrigento, perché Acragas è la valle dei tempi, e la valle è anche qui sul colle, perché questa era l'agorà di Acragas.